Ministero della Salute ha pubblicato questa mini guida per quanto riguarda l'etichettatura degli alimenti. Per etichetta, innanzitutto, prevede una definizione: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritta, stampata, stampigliata, marchiata, impressa in rilievo o impronta sull'imballaggio e sul contenitore di un alimento che ne accompagna tale alimento. Prevede anche questa mini guida alcune indicazioni obbligatorie e altre facoltative. Fra le obbligatorie, in assoluto, la denominazione dell'alimento, che prendo qui i miei crostini dorati. Crostini dorati. Che cosa è? Sono crostini dorati. Il mais, mais dolce, cotto al vapore. Ci dice che cos'è? Crackers integrali. Quindi noi dobbiamo scrivere sull'etichetta quello che stiamo vendendo. La durabilità, cioè quando, fino a quando può essere consumato, ma ci arriviamo più in là. L'elenco degli ingredienti. Assolutamente, dall'ingrediente maggiormente presente, via via scendere con gli altri. La presenza di allergeni, e in etichetta gli allergeni devono essere indicati con un carattere, con una formattazione diversa. Sarà scritto in rosso, in grassetto, sarà scritto in corsivo. Gli allergeni si devono distinguere dal resto degli ingredienti. Il paese di origine, il luogo di provenienza, la quantità in netto. Per esempio, il nostro mais dolce, quantità 150 grammi, peso sgocciolato 140 al netto. Importantissimo. Per quanto riguarda le due grosse differenze fra data di scadenza e TMC, termine minimo di conservazione. Ultimamente, per evitare gli sprechi, si va sempre più verso l'indicazione della TMC. Perché se è prevista una data di scadenza, vuol dire che quell'alimento fino a quel giorno può essere consumato e venduto, oltre no. Se i NAS fanno un'ispezione in un'attività commerciale e sui bancali trovano della merce con l'indicazione della data di scadenza al giorno prima, si va in sanzione. Diverso invece è il caso della TMC, il termine minimo di conservazione, in cui si dice che il produttore di quell'alimento garantisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche fino a quel giorno, oltre dice che è ancora commestibile, ma magari potrebbe essere diverso il sapore, il gusto, la consistenza rispetto a quanto garantito dal produttore stesso. È ancora commestibile e potrebbe cambiare. La stessa cosa che nei fatti è la data di scadenza, non è che lo yogurt, per esempio, fino a oggi, 22 marzo, è commestibile, domani lo apro e c'è la muffa, non è più commestibile. No, ecco perché la tendenza è a indicare la TMC. Descriverò come si fanno le prove di Shelf Life per arrivare a determinare la data di scadenza al termine minimo di conservazione di un alimento. Andiamo agli allergeni, che bisogna indicare con un carattere diverso, e l'elenco degli allergeni nella mini guida è abbastanza lungo. Possiamo avere fra gli allergeni i cereali e l'amido, i crostacei, gli arachidi, latte e suoi derivati, frutta a guscio, senape, semi di sesamo e suoi derivati, anidride solforosa e solfiti, e su tutte le bottiglie di vino non naturale c'è la dicitura contiene solfiti, lupini e molluschi e loro derivati. Per quanto riguarda la nostra attività principale, siamo produttori agricoli, il sedano, la brutta bestia del sedano. Il sedano è un allergene. Qualunque magazzino, opificio, qualunque azienda agricola, piccola azienda di trasformazione, di prima lavorazione, che al suo interno lavora del sedano, è obbligato a scrivere sull'etichetta che può contenere il sedano. Il sedano è un allergene. Il sedano va segregato, separato dagli altri ortaggi nel tempo e nello spazio. Non ci devono essere nello stesso spazio ortaggi e sedano, e nello stesso momento sedano e altri ortaggi. Le etichette possono esserci dei claim sulla salute, e in questo la norma ha fatto molta chiarezza, perché fino a molti anni fa era veramente un labirinto in cui ognuno si inventava di tutto. Quindi ci può essere, possiamo leggere la scritta, la dicitura a basso contenuto calorico, e riguarda quell'alimento che apporta meno di 40 kcal per 100 grammi di prodotto, oppure meno di 20 kcal per 100 ml di prodotto. Oppure può essere riferito a basso contenuto calorico con valore energetico ridotto del 20% rispetto al normale, senza calorie, che il prodotto contiene meno, non più di 4 kcal in 100 ml di prodotto, senza, basso o ridotto. Dove senza l'alimento contiene quel nutriente in quantità vicina allo zero, basso l'alimento contiene quel nutriente in quantità maggiore rispetto agli alimenti etichettati con la dicitura senza, ridotto l'alimento contiene quel nutriente in quantità inferiore del 30% rispetto alla versione classica. Insomma, si è fatta chiarezza, non è difficile da ricordare tutte queste indicazioni, è importante capire che le indicazioni giuste sono importanti, perché ogni consumatore,
deve essere tutelato, deve sapere ciò che sta consumando, perché il principio fondamentale è che la salute del consumatore passa attraverso la sua alimentazione.